Da Solo per Giustizia, dove l'area grigia del consenso alla camorra si stava allargando, ai Gattopardi. Chi sono, in una parola, Cantone, i Gattopardi? Sono i nuovi mafiosi, quelli che hanno lasciato Coppola e Lupara e ormai sono assolutamente confusi con la società civile. Possiamo dire che la camorra si è civilizzata e la società civile si è camorristizzata? Sì, questo slogan può andare, nel senso che molti pezzi della società civile, interloquendo con pezzi di questa camorra, diciamo, civilizzata, utilizzano stessi metodi e un background analogo a quello dei camorristi. La camorra, se è stata capace di durare tanto tempo, tanti anni, tanti decenni, è proprio perché ha potuto godere di complicità. Quindi che ci siano complicità negli ambienti delle istituzioni fa parte del DNA della camorra. Il problema è quello di farle contare il meno possibile queste complicità. Lei parla di una camorra che oramai non intimorisce solamente, ma dà servizi, e cita i casi di due imprese di respiro internazionale che hanno operato in Campania. Ce li ricorda brevemente? Noi parliamo della capacità della camorra e soprattutto di essere in grado di dare servizi a quelle società che, venendo al sud, hanno paura di interloquire con l'ambiente sociale. L'episodio credo più eclatante è quello della Parmalat, che nel momento in cui acquisisce il marchio precedente del latte Berna acquisisce anche tutta una serie di relazioni con il mondo dei casalesi e con questo mondo dei casalesi che operava la distribuzione in provincia di Caserta. E un colosso come la Parmalat non si libera di questi distributori che facevano grandi affari con i marchi. In questo libro lei spiega come una volta era la camorra a cercare i politici, oggi è il contrario, e politici di destra, di centro, di sinistra. Io credo che il legame politica camorra nasca dalla capacità della camorra di ingenerare in alcuni contesti il consenso e nella capacità di poter utilizzare quello che noi nel libro chiamiamo consenso marginale, cioè quel consenso che è capace spesso di far vincere le elezioni soprattutto a livello locale, e lì a volte con mille voti si riescono a invertire i trend, a fare eleggere un numero di consiglieri sufficiente a condizionare gli enti locali. Io dico che la camorra cerca di essere presente soprattutto nei momenti in cui si fanno grandi affari, soprattutto perché l'impressione è che non trova grandi ostacoli. Abbiamo raccontato nel libro soprattutto la presenza nel mondo del traffico dei rifiuti, non soltanto il traffico illecito, ma soprattutto la gestione lecita della raccolta dei rifiuti urbani. Non pensa però che la camorra talvolta sia un alibi per gli amministratori inefficienti? E questo è il punto, la camorra rischia di essere un alibi, perciò io dico non tutto. Perché la camorra è presente nel fare affari, ma non è necessariamente causa di inefficienza del fare affari. Certo, la presenza della camorra impedisce un reale sviluppo, ma non è causa dell'inefficienza dell'immediato. Concludiamo con una sua frase molto coraggiosa. Occorre rendere l'onestà conveniente. Cioè? Occorre cioè far capire che sbagliare, creare relazioni può essere particolarmente sconveniente. Se per esempio alle imprese venissero interdette possibilità quando hanno interloquito con la camorra, se gli ordini... Bisogna toccare il portafoglio, Cantone, non il cuore. Non solo il portafoglio, io credo tutti gli interessi. Se per esempio gli ordini professionali facessero piazza pulita dei professionisti collusi, se anche l'ordine dei giornalisti, perché no, l'ordine degli avvocati, gli ordini in genere, le associazioni imprenditoriali, facessero piazza pulita dei soggetti collusi, questo secondo me avrebbe un effetto molto maggiore delle stesse sanzioni penali. Oppure pensiamo, se un'impresa che si provi a aver interloquito con esponenti della criminalità organizzata perdesse benefici previdenziali, possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni, questo sarebbe un effetto fondamentale. Lei conclude da cittadino e non da magistrato, vuol dire che ha più fiducia come cittadino in un riscatto e meno come magistrato? No, non è questo. Io credo che i magistrati fanno una parte di questo compito, una parte importante, ma che viene inevitabilmente dopo, quando ormai il male si è già propagato. Invece come cittadini noi possiamo intervenire prima. E questo... Davvero fiducioso? Lo fa per dovere d'ufficio? Io sono fiducioso dimostrandolo con i fatti, non essendone mai andato da questa terra e sperando fino all'ultimo di poter vedere cambiamenti reali.